E diciamo che inizio sempre con te, che magari fai una. Eccoci qua. Bene, benvenuti a tutti quanti. Adesso poi ci sarà il presidente Iervolino che, come sempre di tradizione, fa le presentazioni e una piccola introduzione di quello che faremo in questi nostri 45 minuti. Quindi a tutti quanti oggi siamo un po' di più, presidente Iervolino, dovremmo essere tutti un po' più sintetici. A te, presidente. Sì, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di lavoro. Si è parlato tantissimo di questa fase 1, inizia la fase 2 e al centro c'è sicuramente il lavoro che è l'identità sociale, la fatica, il percorso per realizzare le proprie aspirazioni personali, familiari e comunicare. È l'espressione massima del sé, è la porta principale d'accesso all'indipendenza economica. Il lavoro è proprio la sintesi, il punto d'incontro più problematico tra la speranza e la paura del futuro. E quindi ad oggi noi stiamo attraversando una fase difficilissima, la crisi sociale ha impattato decisamente quella economica, quindi dobbiamo un po' aiutare un po' tutti i cittadini a immaginare la morfologia del lavoro dopo la fase 2. Sicuramente avremo una grande fatica dei lavoratori che dovranno convertire le proprie competenze, soprattutto riguardo al digitale, perché un po' tutte le aziende trasversalmente stanno andando al digitale, tranne quelle in cui la crisi ha impattato ormai in una maniera ciclica, quale ad esempio l'ospitalità, un ristorante che ha 10 tavoli, oggi ne può avere 5, deve dimezzare anche il numero di camerieri. Quindi come fare a intervenire sul lavoro, soprattutto in queste fasce deboli. Dall'altra parte, cosa possono fare gli imprenditori per conservare i posti di lavoro, per conservare la propria produttività in termini di innovazione, in termini di riconversione? E anche questo sicuramente sarà fondamentale capire nei prossimi mesi anche l'alena e l'entusiasmo con cui gli imprenditori riusciranno a reagire. Dall'altra parte c'è un'azione del governo che tutti si aspettano molto forte, impattante, questi 750 miliardi su per giù, soldo più, soldo meno, che entreranno e inonderanno le casse di qui, come, quando, soprattutto delle fasce più deboli, alimenteranno le disuguaglianze sociali, ricordando le disuguaglianze che ci sono tra gli stipendi dei giovani e delle persone più anziane, un conflitto generazionale senza precedenti. Io, dal mio punto di vista, sono abbastanza fiducioso, anzi, sono fiducioso, senza abbastanza, sono fiducioso che noi sapremo reagire. Sono anche contento, sotto certi aspetti, che la pallina possa girare, ovvero che la ruota della vita apra delle grandi possibilità, ovvero ci siano delle opportunità e uno svecchiamento. Cambieranno gli imprenditori, cambieranno i volti noti del cinema, cambieranno i volti noti delle professioni e questo fondamentalmente può essere anche un bene e una grande opportunità. Oggi, logicamente, come Università Pegaso mi faceva piacere impattare questo argomento. Uno con il nostro moderatore Nicola Porro e poi con una serie di ospiti, il professor Lello Margiotta che è il segretario generale della CONFSAL, con il segretario generale il dottor Franco Cavallaro, il segretario generale della CISAL, il professor Marcello Pacifico, che è il fondatore, il presidente del sindacato ANIEF della scuola, con il presidente Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, e con il professore Firmano, direttore scientifico dell'Università Pegaso e dell'Universitas Mercatorum, l'Università delle Camere di Commercio. E quindi io concludo questa mia prima presentazione buttando giù una serie di argomenti che sicuramente saranno poi tracciati con finezza di riflessione e disamine puntuali da ogni ospite. Uno, come sarà il lavoro? Ci sarà più lavoro o meno lavoro? Perché poi le persone vogliono sentirsi dire cose semplici, digeribili. Da qui a 6 mesi, 12 mesi, cosa impatterà per una famiglia? In una famiglia lo stipendio, il salario, il potere di acquisto o se ci saranno delle rinunce? Dall'altra parte, la formazione, quanto impatterà sulla conservazione dei posti di lavoro e quanti posti di lavoro verranno creati dalle nuove tecnologie e dai nuovi processi di trasferimento del sapere? E sicuramente una domanda che
a cui tutti poi potranno rispondere in maniera più o meno filogovernativa, se questo paese, il nostro governo, sta rispondendo secondo le aspettative di ognuno di noi alle regole di ingaggio che dovrebbero più o meno tutelare i posti di lavoro e soprattutto le fasce più deboli. Così dall'inizio, quindi io direi di non perdere ulteriore tempo, anche perché le domande sono tre, ma i giri di domande saranno un po' minori se vogliamo rispettare i tempi, e quindi io partirei subito dai nostri amici presidenti delle due organizzazioni sindacali importanti che abbiamo qui. Vorrei subito chiedere prima a Margiotta e poi a Cavallaro almeno una sintesi delle prime due domande, quindi siccome io poi mi diverto anche a fare un po' di, come diciamo, di mettere un po' di pepe, anche unendo alla vostra valutazione, alla vostra risposta, alla valutazione sui primi atti di questo governo, e poi per riaggiungere ancora pepe mi sembra di capire che questo governo stia tenendo, alcuni sostengono, in grande considerazione, oltre ai comitati tecnici scientifici, anche il parere dei sindacati. Così ho aggiunto, diciamo, una piccola elemento alle domande di, del presidente Iervolino. Margiotta, iniziamo con lei, che ha la sedia più bella. Allora, per rispondere specificamente, dico che per il futuro bisogna elaborare un nuovo modello di lavoro e anche un nuovo modello, diciamo, contrattuale, nel senso che oggi noi stiamo ricorrendo allo smart working, anche se, diciamo, non è proprio un modello organizzativo e dal punto di vista anche contrattuale che può causare in situazioni come queste dove non c'è crisi aziendale ma ci sono proprio dei fermi di sistema, quindi un modello che sia un po' la sintesi fra il telelavoro e lo smart working. Però io volevo approfittare per porre sul tavolo e fare anche un appello in tal senso su quello che è un problema proprio prossimo a venire, che io chiamo caos cassa integrazione. Cioè, come voi sapete, le banche meritoriamente stanno anticipando ai lavoratori l'integrazione salariale, si tratta di 1.400 euro pari a 700 euro per due mesi, se non che la norma prevede che ad esaurimento dei fondi sia l'INPS che le regioni non evaderanno le domande di cassa integrazione presentate da aziende che pur ne hanno diritto. Quindi... No, scusi Presidente, è molto importante, Segretario, questa cosa che lei sta dicendo. Cioè lei mi dice che con l'accordo ABI in realtà l'anticipo rispetto ai tempi dell'INPS c'è, ma i 700 per due, per le 9 settimane, quindi 1.400 euro potrebbero non arrivare a tutti quelli che hanno fatto richiesta di cassa in deroga, questo mi sta dicendo? No, possono arrivare a tutti, però poiché la norma prevede che ad esaurimento dei fondi l'azienda, ancorché ne abbia diritto, la sua domanda non sarà evasa, tanto è vero questo che le banche, nell'accordo è previsto, nel protocollo, nella convenzione, si fanno firmare dal lavoratore l'impegnativa per la restituzione laddove l'azienda non venga ammessa. Quindi se l'azienda non vincerà la corsa contro il tempo e si piazzerà in posizione utile, il lavoratore è costretto a restituire l'anticipazione, e a tal fine già nella richiesta che fa adesso impegna il proprio stipendio e addirittura anche il proprio TFR ai fini della restituzione, perché questo è quello, è una clausola tecnicamente ineccepibile ma socialmente inaccettabile, per cui noi chiediamo, e questo è l'appello, che sia garantito la cassa integrazione, quindi l'integrazione, a tutti coloro che ne hanno diritto. Quindi è lo Stato e per esso l'INPS che devono garantire le banche per la restituzione e non il lavoratore. Immaginiamo il lavoratore che fa la richiesta e poi deve sottoscrivere l'impegno che la restituirà. E immaginiamo addirittura, perciò dico caos cassa, fra qualche settimana, quando il lavoratore, lo scompenso economico è costretto a restituire. Chiarissimo. La soluzione dove sta? Sono stati stanziati nemmeno la metà delle risorse che occorrerebbero, però si è esaurito il plafond dei 25 miliardi, siamo d'accordo per quest'anno.
Siccome però si tratta di restituire i soldi alle banche, possiamo benissimo impegnare la finanziaria 2021, quindi ciò che serve lo andremo a stabilire a congiuntivo nella legge di bilancio per il 2021. E questo è l'appello che lancio. Molto chiaro. Sì, verifico questo scompenso. Segretario Cavallaro. Sì, buonasera. Allora, buonasera. Io entro subito nel vivo delle questioni di quello che diceva pure il presidente Iervolino, se può essere un'opportunità o meno, e voglio citare alcune date. Premesso che sono ottimista pure io di natura, presidente, però dobbiamo basarci sui dati. E i dati ultimamente dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro ci dice che si potrebbero creare 25 milioni di unità di disoccupati, contro addirittura i 22 che si sono verificati, 22 milioni che si sono verificati nel biennio 2008-2009, anche perché il dibattito è aperto per la questione dei soldi europei. Sappiamo benissimo che prima del 2021-2022 non arriverà un centesimo, non arriverà un euro, diciamo, ma anche, diciamo, mettiamo dopo tutti i dibattiti, dopo che ci faranno vedere i documenti, questi soldi arriveranno, ma abbiamo una programmazione certa? L'Italia ha una programmazione certa per poter spendere questi soldi? Ecco, questo me lo chiedo pure io, tenendo conto pure che i dati Istat parlano di un calo drammatico del prodotto interno lordo, non solo nella zona europea, ma anche in Italia. Quindi da questo punto di vista dobbiamo incominciare a discutere di cose diverse. Mi esprimo sui provvedimenti del governo. Io penso che i provvedimenti del governo sono un po' debolucci. Bisogna fare di più. Non si può aspettare che si fa un decreto il primo marzo e alcuni soldi li hanno presi circa 3-4 giorni fa, oppure le imprese che ancora vanno in banca gli chiedono centinaia e centinaia di documentazione. Non dobbiamo dimenticare, ragazzi, che senza imprese, lo dico io da sindacalista, non c'è lavoro, o viceversa. Quindi le due cose vanno di pari passo, e non possiamo consentire all'Europa di essere solo diciamo quella che fa solo dal settore nei confronti del paese Italia, e di abbandonarci in questo momento particolare. Bene, vorrei chiedere ad Angelo Deiana il punto di vista per un'altra categoria di lavoratori, che è quella dei professionisti, che devo dire che alla fine è quella che, più che forse la cassa integrazione, ha avuto un sostegno sui 600 euro, però anche lì dipendente un po' dalla situazione professionale in cui si trovavano altri, insomma, lì c'è stato un po' di pasticcio, diciamo la verità, su questa roba dei 600 euro. Prego, Presidente, però in assoluto anche da lei un piccolo... Cavallaro ha dato subito il suo giudizio sul governo, poi glielo chiedo anche a Margiotta, però a lei non ce lo dimentichiamo, chiediamolo subito. Allora, ci sono stati tanti pasticci, perché il problema di questa fase era che questo è un grande infarto mondiale dell'economia globale, e se uno voleva intervenire doveva intervenire subito, con liquidità, quindi con una sorta di circolazione extracorporea per tenere in vita professionisti, imprese e lavoratori, e invece i soldi non arrivano. Lasciamo stare che le risorse forse sono state stanziate, ma è come se tu a uno che in questo momento sta in terapia intensiva non gli dai l'ossigeno. Chiaro. E io sono molto preoccupato da quello che diceva giustamente Franco Cavallaro, quello che diceva il segretario Margiotta è importantissimo. La CIG è un problema fondamentale per tutti i milioni di lavoratori che in questo momento sono in cassa integrazione, ma io sono preoccupato da una cosa molto più importante, secondo me, non perché quella non sia importante. Ricordava Cavallaro, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima in 195 milioni i posti di lavoro che questa pandemia eliminerà a livello globale. Noi facciamo il 2,5% del PIL del mondo, che è più o meno 80-85 mila miliardi di dollari, il che significa che ci prendiamo, oltre al fatto che siamo uno dei focolai della pandemia, 2,5% di quei 195 milioni. Quindi significa
che minimo ci prendiamo? 4 milioni, 4, di nuovi disoccupati, senza dimenticare le partite IVA che chiudono e non riapriranno, e il fatto che, ma non voglio essere troppo pessimista, io sono ottimista come Danilo Iervolino lo sa, il presidente Iervolino lo sa, io sono ottimista, però bisogna essere pragmatici, le cifre sono quelle, noi perdiamo 90 miliardi di euro al mese in lockdown pieno e ne perderemo 30 in lockdown allentato. Quindi il tema fondamentale sarà come tuteliamo tutti questi lavoratori? Non li possiamo far stare in cassa integrazione per tutta la vita. È chiaro, chiaro. Due, io sono profondamente preoccupato anche a livello sociale rispetto al fatto che adesso, dal 4 maggio in poi, una serie di soggetti usciranno di casa, perché fino a che li tenevamo dentro casa erano, come vi posso dire, tamponati. Riapriranno le officine, riapriranno più o meno prima o poi i ristoranti, riapriranno i negozi, ma il problema è che non ci sarà domanda e la devastazione psicologica di non vedere i clienti entrare sarà quasi peggio del lockdown. È per questo, e arrivo sinteticamente al giudizio sul governo, che il governo avrebbe dovuto fare magari le stesse cose. Adesso io non entro nel merito, non è un ruolo semplice quello da svolgere, Bisogna essere di lotta e di governo, bisogna essere di lotta con i cittadini e di governo con la UE. Però il problema era che bisognava fare in fretta, dare liquidità, dare sostegno. Un esempio solo, in Irlanda il Premier il giorno del lockdown ha fatto una conferenza stampa e ha detto a tutti gli addetti che vengono messi a riposo, bar, eccetera, gli do 1.500 euro al mese da subito, fino a che non finisce il lockdown. Se volete ci stanno tanti materiali. Due, ha detto alle imprese, mantenete i livelli occupazionali oppure vi levo la fiscalità. Mi sembra che da questo punto di vista noi a due mesi e mezzo dall'inizio del lockdown ancora non abbiamo visto niente. Ahimè è così, molti la pensano come lei. Devo dire la verità che sono... Vai Margiotta, vedo che con la sigaretta elettronica c'è un diritto prima in octis in questa nostra conversazione, eh? Eccola qua, così facciamo pubblicità. Ha smesso le Marlboro rosse lei, dai, su. Non voglio sottrarmi perché avevo ritenuto necessario lanciare quell'appello per evitare un fenomeno sociale, una perturbazione sociale che si verificherà tra poco. Purtroppo abbiamo tante cose ragionevoli che diciamo, non sempre siamo ascoltati. Mi auguro che questa trasmissione possa servire ad attenuare questo fenomeno. Per quanto riguarda il mio giudizio, è abbastanza negativo. Se dovessi riassumerlo, ciò che andava fatto 30 giorni dopo Natale l'abbiamo fatto appena 30 giorni prima di Pasqua. Ecco, per dire, abbiamo ritardo su una serie di cose. In più ci sono delle omissioni, vale a dire non aver previsto un'azione di screening diagnostico sistematico, cioè generalizzato e periodico per le categorie a rischio. E ciò in effetti inficia sia il diritto del lavoratore, della persona a conoscere il proprio stato di salute, sia il diritto di chi fruisce dei servizi di quel lavoratore di sentirsi garantito, con le conseguenze che abbiamo avuto. Cioè io sono convinto che laddove avessimo fatto in tempo tante cose avremmo pagato un prezzo molto minore. In più, per quanto riguarda la sicurezza, non c'è nessuna previsione di protocollo di sicurezza per settori fondamentali quali quelli della polizia, della difesa, del soccorso pubblico, quindi polizia di Stato, guardie penitenziarie, vigili del fuoco, sono costretti ad operare non in base a dei protocolli che sono concordati con le loro rappresentanti sindacali. Per quanto riguarda invece all'accenno che lei ha fatto, coinvolgimento delle parti sociali, non tutte sono state coinvolte allo stesso modo. Per cui poi le responsabilità saranno di chi ha avuto il privilegio di avere dei rapporti in esclusiva, perché tante cose che io sto dicendo qui, sto dicendo da tempo,
magari se fossimo stati anche noi seduti a dei tavoli, queste cose si potevano attuare meglio. Faccio l'esempio: protocollo per la sanità, protocollo per le pubbliche amministrazioni sono stati, diciamo, stipulati soltanto con delle parti sindacali. Gli effetti sulla sanità li stiamo vedendo, medici e infermieri stanno pagando un prezzo altissimo, perché se il protocollo lo facciamo pieno di buone intenzioni e senza invece delle procedure vincolanti nei tempi e nei modi per l'amministrazione, rimangono delle pie intenzioni magari scritte sulla carta. Bene. Mauro Miele, presidente del CAF della CISAL, dov'è? È chiaro il mio concetto, è chiaro il mio parere, come dire, cioè, che cosa penso? Più chiaro di così non poteva essere, più chiaro di così non poteva essere. Il presidente Miele, eccolo qua, che forse no, presidente Iervolino, voleva salutarlo forse perché c'è sì, da... Sì, perché nella scaletta iniziale avevo dimenticato di citarlo, ma per eccesso di affetto, perché abbiamo con lui un rapporto di amicizia straordinario, quindi lui viene tirato in ballo un po' da tutti noi, perché in prima fila, no? Certo. Patronati, quindi vale la pena ascoltarlo con una particolare attenzione. Un abbraccio. Lei come ha capito, presidente Miele, il mio ruolo è del tutto inutile, perché fino a che ci sarà Iervolino qua io posso semplicemente fare da specchio senza cravatta delle domande di Iervolino. Però è questa la domanda: lei sta là proprio frontman, direbbero quelli inglesi, cioè che peso c'ha, che polso c'ha della situazione, presidente Miele? Però state bene insieme tutti e due. Che dovete fare? No, state bene insieme tutti e due, siamo molto efficaci e complementari. Bene, bene. Presidente Miele. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Grazie al presidente Iervolino per aver organizzato questo dibattito molto, molto interessante. Diceva bene il dottor Porro, mai come in questo momento i CAF sono il termometro per misurare la disperazione che attanagliano le famiglie. E l'argomento di cui stiamo trattando, che sono diciamo dal governo, si vedono veramente molto molto da vicino. A mio avviso, come già stato detto da alcuni interlocutori, chiaramente io le trovo assai deludenti. Io mi soffermerò su qualche misura che ci vede particolarmente da vicino ed è strettamente collegata a quello che è il mondo dei CAF, cioè la misura dei famosi 600 euro che ha visto una vasta platea di beneficiari. La misura a mio avviso risulta assai deludente, sia per l'importo che è estremamente esiguo, tanto è vero che se ne ha veduto anche il governo che sta meditando di elevare l'importo ad 800 euro, se non addirittura a 1200 euro da versare in due soluzioni. Ed è deludente soprattutto per la tardività con cui sarà erogata, in quanto l'INPS, dopo una prima fase in cui sono state esitate parte delle domande, sono state liquidate, da qualche giorno si è letteralmente fermata e praticamente sono ancora rimaste in evase circa un milione di domande. Un milione le calcola? Presidente, la sento anche un po' sotto voce, non so se sono io o anche gli altri amici la sentono un po' basso come tono. Quindi un milione... Difetto di collegamento, chiedo scusa. Un milione in evase di 600 euro, sta dicendo? Sì, assolutamente, assolutamente sì. Quindi l'INPS che praticamente dal primo momento si è ha chiuso i battenti, praticamente ha chiuso tutte le sedi INPS, ha allocato il personale in smart working e praticamente non ha fatto altro che vietare l'accesso ai cittadini senza garantire agli stessi la necessaria assistenza. Inoltre, se abbiamo assistito nei primi giorni di invio delle richieste di bonus, l'INPS ha farneticato misteriosi attacchi hacker al proprio sistema informatico, che di fatto hanno bloccato il sito per giorni e giorni, ma sappiamo bene che l'INPS non era in grado di supportare milioni e milioni di collegamenti, per cui il sistema è letteralmente crollato. Questo di fatto che cosa ha causato? Ha causato un vero e proprio assalto agli sportelli CAF, che
che come sappiamo sono stati dichiarati dal governo di pubblica utilità, per cui siamo stati obbligati a restare aperti al pubblico. Questo caos è generato anche perché il governo non ha calcolato che soprattutto nel sud una larga fetta di cittadini non è in grado di accedere ai servizi telematici, per cui di fatto si sono rivoltati presso gli sportelli CAF. Abbiamo visto che alcuni TG hanno riportato le reste che si sono create fuori degli sportelli dei CAF, che si sono potute derimere solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Questo per dire cosa? Per dire che ancora una volta gli operatori di CAF e di patronato, che vorrei ricordare che senza il loro operato i cittadini resterebbero abbandonati alla disperazione e lo stesso Stato non potrebbe garantire l'assistenza necessaria, restano soli, lasciati soli in questo momento, quando sono da sempre stati vicino al governo, fianco a fianco col governo. L'abbiamo visto lo scorso anno con il reddito di cittadinanza, con la pensione di cittadinanza, con le quote 100, adesso con tutti questi bonus messi in campo dal governo, e quindi lasciati totalmente, anzi la beffa è addirittura che quest'anno i fondi verranno abbattuti del 44,6% ai CAF. Potrei dilungarmi su altre misure che ci sono in essere, che riguardano da vicino, ma preferisco ascoltare anche gli altri. Grazie. Vorrei andare da Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'ANIAF, che dovrebbe essere anche lui in collegamento con noi. Eccolo qua, perché uno dei due punti, dei tre che sottolineava prima il professor Iervolino, è il tema della formazione. E però l'ha anche detto in una certa misura il presidente Miele, perché a me piace sempre fare i conti più che sulla carta, sulla realtà, perché il paese non è questione di nord e sud, perché la campagna veneta è simile alla campagna pugliese in digital divide in alcune zone. Quindi il tema della formazione come nuova opportunità per uscire da questa crisi, e come si declina secondo lei, e cosa è stato fatto secondo lei in questo frangente di grande emergenza? Ma innanzitutto bisogna distinguere i due piani, quello della scuola e quello dell'università. Sull'università ha dimostrato che poter fare didattica a distanza è possibile, e su questo Pegato diciamo che si è sempre distinta fin dalla sua fondazione. E anche gli altri atenei, che già avevano iniziato a fare un po' di didattica a distanza, hanno ora sposato appieno, anche costretti appunto dalla sospensione delle attività non solo didattiche ma anche negli atenei, per cui si sono persino fatte sessioni di laurea online, e quindi si è arrivato a questo punto in tutto quel mondo che riguarda l'e-learning. Per quanto riguarda la scuola, diciamo che la scuola italiana non era preparata alla didattica a distanza. Questo no. Bisogna dirlo, non era preparata, e bisogna comunque rendere merito anche al personale scolastico, ai migliaia di docenti che comunque si sono messi in gioco su questa didattica a distanza, e alle famiglie, devo dire, che sono state anche comprensive, perché non si è sconvolto tutto l'equilibrio familiare anche in questo isolamento sociale e in questo modo. Ora la didattica a distanza per decreto legge è obbligatoria. Si parla di fase 2, però non sarà coinvolta né la scuola né l'università, nel senso. Però Marcello, lei mi deve spiegare una cosa, scusi, me la faccia capire semplice questa cosa. In Francia l'11 maggio si riparte, Germania si riparte, perché in Italia non si riparte per la scuola? C'è un motivo particolare? Allora, innanzitutto negli altri paesi, anche la Danimarca è già partita, però è partita per gli asili nido, e quindi bisognerebbe cominciare a discutere. Ci sono alcuni sindaci, anche la conferenza dei sindaci, che ha chiesto eventuali misure per distinguere l'apertura degli asili nido, per andare incontro eventualmente ai lavoratori che saranno impegnati dal 4 maggio a andare direttamente a lavorare, nei confronti delle famiglie. Però c'è un problema in Italia molto grosso che non è stato affrontato. Noi negli ultimi 15 anni abbiamo tagliato 10.000 plessi scolastici su 50.000 e abbiamo innalzato di un punto percentuale il rapporto alunni docenti. Noi oggi formiamo classi con minimo 22 alunni, ma arriviamo a classi con 35 alunni. Se voi chiedete a un ingegnere una classe con un'aula di 35 metri quadri, se dovessimo adottare un distanziamento sociale come stanno facendo in Danimarca, stanno facendo distanziamento sociale tra i bambini di 3 anni di 2 metri ciascuno. Se noi dovessimo adottare
nelle nostre scuole un distanziamento sociale di 1,5 metri da ogni uscita, le classi non potrebbero avere più di 16 alunni. Allora, certo, qua si parla anche di fase 3, cioè a settembre, quando la scuola ripartirà, e poi non sappiamo se a ottobre, novembre, speriamo di no, e sono fiducioso che non rispunterà questo coronavirus neanche sotto altre forme. Però dobbiamo cominciare a pensare alla tutela della salute e della sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Le classi pollaio non è un problema di definizione di classi pollaio, il problema è concreto, già era problema prima sulla sicurezza in generale delle scuole, eventi come terremoto o altri. Col coronavirus è un problema ancora più grave. Questo che significa? Significa anche però a questo punto pensare a una politica sull'istruzione diversa da quello che si è fatto negli ultimi anni, come oggi si sta accorgendo nella sanità, che non si potevano chiudere gli ospedali, che non si dovevano ridurre i numeri, e la stessa cosa oggi avverrà a settembre nell'istruzione. Oggi che cosa succederà? Sicuramente gli esami di Stato saranno fatti in una maniera diversa. È uscita già un'ordinanza che mette le commissioni interne per gli esami di Stato rispetto ai membri esterni, c'è una data che è quella del 18 maggio, è quasi certo che non si ritornerà entro il 18 maggio e quindi avverranno in una forma semplificata. Ancora si sta discutendo, ma nei prossimi giorni sapremo se li faranno i nostri studenti in presenza oppure meno, e poi a settembre ci sarà un recupero di questi apprendimenti che come sindacato abbiamo chiesto sia a deputata che ai collegi docenti e ai consigli di classe, perché solo in ogni scuola sappiamo quali insegnanti avevano i mezzi a disposizione informatici, quali studenti potevano utilizzare questi strumenti informatici. Il governo ha messo a disposizione la solidarietà digitale per i dipendenti della PA, ma anche per gli studenti, però lì c'è un limite di giga e ci sono stati molto spesso problemi di connessione. Il nostro paese non è un paese che era abituato alla banda larga, né nelle famiglie e neanche gli insegnanti. Ora per decreto legge si prevede che gli insegnanti debbano fare obbligatoriamente la didattica a distanza con i mezzi a propria disposizione, ma chi li ha? Allora noi la chiediamo ovviamente formazione, chiediamo la disposizione dei mezzi per poterla fare, e comunque ricordiamoci che mentre nelle università è auspicabile che si vada anche verso un sistema che tenga sempre più presente tutte le modalità di erogazione della didattica a distanza, nella scuola è diverso certo, per la scuola dell'obbligo. Lì il rapporto che c'è tra l'insegnante e gli studenti, tra i discenti e gli insegnanti, è un rapporto pedagogico, tanto che noi definiamo gli insegnanti educatori in primo luogo. Quindi, certo, ancora della trasmissione dei saperi. Poi anch'io voglio dare un messaggio però fiducioso, voglio essere fiducioso perché comunque dobbiamo trasmettere l'idea che questa ripresa nella fase 2 e nella fase 3 dipenderà molto dagli atteggiamenti dei singoli cittadini, dei cittadini lavoratori. E con un auspicio, il governo deve ascoltare di più, l'hanno detto anche gli altri segretari confederali, tutte le confederazioni, perché è un momento in cui tutti non vogliamo essere ascoltati, ma vogliamo mettere assumerci la responsabilità di dare suggerimenti, soluzioni per affrontare il problema. Ieri c'è stata una commissione europea che si è riunita e si è conclusa anche con l'invito ai sindacati a essere partecipe delle scelte per utilizzare questa liquidità. Stiamo parlando di un bilancio della Commissione europea di 840 bilioni di euro, di cui 240 bilioni di euro, stiamo parlando di migliaia di miliardi, verranno dati sulla stabilità, e comunque i primi fondi non arriveranno dall'Europa prima di giugno, e comunque le scelte saranno decise il 6 maggio. Il governo sta scegliendo in questi giorni, la responsabilità del governo è quella di ascoltare le parti sociali e poi eventualmente andare a definire nelle contrattazioni questo lavoro agile. Grazie Marcello. Andrea intanto ha scritto, perché ci sono tanti di voi che stanno facendo dei live comments, e dice: la Pegaso deve essere vista come un punto di riferimento nella progettazione della didattica a distanza a favore delle scuole italiane. Cioè, in realtà, eccolo qua, che brava la regia, ha messo subito in evidenza uno dei nostri commenti su Facebook. Tra l'altro, con questi nostri incontri, caro Iervolino, e a me anche la mia attività di moderatore mi sembra stupenda, perché non devo prendere una scomodissima auto per andarti, però certo mi perdo Napoli, che mi sarebbe piaciuto oggi andare a prendere una cosa da bere con te a Napoli prima del convegno, però obiettivamente ci sono degli strumenti, delle piattaforme, Danilo, che funzionano. Una breve battuta a te su questo e poi dopo voglio andare dal presidente, dal professore Fimanò, che l'ho tenuto troppo in disparte fino ad ora, perché lui ci deve raccontare una cosa importante. Prego, presidente Iervolino. Sì, mi è piaciuto tanto
la finestra di riflessione è aperta dall'amico Marcello Pacifico, perché dobbiamo fare un grande distinguo. L'azione salvifica del web più o meno ha avuto i suoi vantaggi in questa emergenza. È chiaro che a due velocità l'università è riuscita a rispondere con maggiore accelerazione, maggiore efficacia, mentre nella scuola, ahimè, si è creata una condizione un po' diversa, era una formula e una metodologia inattesa, inusuale, quindi è stata creata una formazione a distanza un po' posticcia. Io mi auguro, data l'efficacia, che non si torni più indietro in tutti i settori e che venga accettata questa terra promessa, ovvero non si faccia più un distinguo tra pubblico privato, tra formazione in presenza e online. C'è bisogno di un meticciamento, di una ibridazione, sia nella scuola che nell'università, secondo regole ben codificate e non come in questo periodo, forse dettata dall'urgenza, un po' così posticcia. Sicuramente poi l'amico Francesco, quale direttore scientifico, anche qui metterà un po' di pepe sull'argomento, perché è uno di quelli che si è sacrificato. Difatti lo voglio sentire su questo, e lo voglio sentire anche su una compatibilità economica oltre che sociale da parte dello Stato per poter fare questa rivoluzione digitale. Professor Fimano. Io in realtà partirei da alcune cose che ho sentito per collegarmi a quanto mi chiede. Allora, in realtà io in questi giorni sono stato in collegamento con l'International Labour Organization, cioè l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. La verità è che il dato a cui faceva riferimento il presidente Cavallaro, che è vero, 24,7 milioni di potenziali disoccupati, in realtà è una previsione massima, nel senso che a seconda degli interventi dei paesi si può partire da un minimo di 5,3 milioni a 24,7, che comunque si aggiungerebbero ai 188 milioni di disoccupati. Ma il dato peggiore è quello che l'eventuale sottoccupazione o riduzione dei salariali riguardano addirittura 1,2 miliardi di persone. In realtà l'81% infatti della forza lavoro nel mondo è collocata all'interno delle aree di lockdown. Questo per dire cosa? Che in realtà, purtroppo, pur volendo parlare bene o male del governo, io credo che il governo italiano possa far poco in questo senso, nel senso che questa è la più grande occasione di test della storia mondiale della cooperazione internazionale. In realtà gli strumenti di sostegno dell'occupazione e del reddito e gli strumenti di stimolo pubblico all'economia e quindi all'occupazione devono essere strumenti di natura globale. Ora, questo comporta un'altra oggettiva valutazione che sentivo anche dire. Bisogna scrutinare, parlava il presidente Margiotto, di uno screening anche dei settori di riferimento. Noi purtroppo abbiamo dei settori di riferimento più inguaiati, cioè turismo, accoglienza, manifatturiero e soprattutto commercio al dettaglio. Cioè, questi sono segmenti che, a differenza, per dire, dell'università, dove, facendo riferimento a quello che dicevamo, noi possiamo tranquillamente dire, non è una soddisfazione, è una constatazione, che in questo momento le nostre università non vanno bene. Di più, noi abbiamo grandi trasferimenti da parte di tutti, abbiamo un grande entusiasmo dei professori, abbiamo un grande entusiasmo degli studenti, quindi in realtà è un settore che fortunatamente non avrà queste implicazioni. Il problema è il sostegno dell'occupazione e dei redditi, lo stimolo pubblico all'economia, che non può essere un fatto solo italiano, non lo può essere, non ci sono le condizioni affinché lo sia. E attenzione, questo si innesca con un altro brutto meccanismo, cioè quello della competizione tra ordinamenti. Cioè oggi, sapete, in economia c'è una cosa che si chiama livello del premio al rischio, cioè più in realtà si guadagna a seconda di più quanto si rischia. Oggi questa cosa mi sembra proiettata sulla salute umana, cioè tutti si dicono, in realtà chi parte prima, chi se ne frega meno, in realtà sta più avanti. Questo in realtà crea una condizione di concorrenza tra ordinamenti devastante. Anche da questo punto di vista noi non possiamo che fare un discorso globale. E ripeto, il riferimento alla relazione, peraltro di una settimana fa, dell'ILO
cioè dell'Organizzazione Mondiale, che peraltro riunisce 187 paesi, anche se adesso si discute tanto delle organizzazioni internazionali, è il tema centrale. Cioè, noi non possiamo raccogliere il mare col cucchiaino, a prescindere dalla capacità del nostro paese di affrontare il tema. Noi abbiamo necessità di avere due elementi fondamentali: sostegno all'occupazione e ai redditi, stimolo pubblico all'economia e all'occupazione, che sono un problema globale, anche per creare, per evitare quella paradossale capacità di alcuni di correre avanti guadagnando il livello del premio a rischio, e altri più prudenti evidentemente a tenere buchi aperti. Professore Fimano, ho perso. Professore? Sì. Abbiamo perso per un attimo la sua voce, professore. Bene, vediamo poi se riusciamo a ristrutturare, anche perché abbiamo pochi minuti e volevo ancora fare un giro velocissimo di domande, velocissimo. Vorrei ripartire, vediamo se vedo tutti quanti in griglia, così riesco a capire chi... Eccoli qua, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Andiamo in Confassociazioni, scusatemi, voglio andare subito da Deiana. Senta, per i professionisti è una domanda che faccio a lei come agli altri due presidenti, Cavallaro e Margiotta, velocissima e secca. Nella nuova normalità, ahimè, che ci aspetta fra sei mesi, dovremo immaginare anche nelle professioni riduzioni di fatturato, non tanto per la riduzione della domanda di cui parlava lei prima, ma per la nuova organizzazione del lavoro? Allora, considerando che fra l'altro Confassociazioni sul suo 1.020.000 iscritti c'ha anche 209.000 imprese con circa 5,1 dipendenti medi, quindi noi siamo un po' misti, però detto brutalmente, detto molto seccamente, il problema sarà la riduzione della domanda. Nei prossimi 9-12 mesi andranno bene quattro settori: tecnologia, alimentare, logistica e sanità. Tutti gli altri soffriranno o di lockdown ripetuti, al di là del fatto che siano allentati. Cioè, se io metto tre persone in un ristorante, perdo un tot sul fatturato. Due, io credo che ci sia un grande problema e una grande opportunità, perché mi voglio riagganciare a quanto diceva il presidente Iervolino e a quanto è stato detto anche dal professor Fimano. Questo è il più grande esperimento globale, sociale, di digitalizzazione. 4,5 miliardi di persone hanno sperimentato una cosa che chi mi conosce lo sa, io scrivo da tanti anni, l'economia della conoscenza. Il problema è che questo impatterà comunque il lavoro, perché una serie di lavori o verranno fatti a distanza o verranno robotizzati. Cancellati completamente. Dopo la fase dell'emergenza, cioè l'era della sostituzione tecnologica, verrà accelerata. Perché? Perché i robot, lo dico ai due amici Cavallaro e Margiotta, i robot non sono sindacalizzati, lavorano 24 ore al giorno, non prendono il virus e non hanno bisogno della mascherina e del distanziamento sociale. Quindi il tema è, secondo me, andare sulla fascia alta delle competenze attraverso quello che Danilo, Iervolino, Università Pegaso, Università Mercatorum, il professor Fimano fanno, che è quello di alzare, perché quello è l'unico modo per salvare il lavoro. Bene, Margiotta e Cavallaro, un minuto a testa, che sono diciamo come i robot sono con il tempo oggi. Allora, qualsiasi sia il modello che verrà, c'è qualcosa però che già si può fare affinché tutto venga agevolato, cioè dobbiamo cogliere l'occasione per fare due cose fondamentali. Uno, rompere il dogma dell'unicità dell'aliquota contributiva. Non è possibile che tutti i settori, anche quelli debolissimi che stenteranno a sopravvivere, abbiano lo stesso carico contributivo, lo stesso onero, diciamo, rispetto ad altri settori che se la caveranno meglio. Quindi dobbiamo rompere questo dogma dell'aliquota al 33 più, eccetera, quindi non possiamo dare lo stesso onere a tutti i settori, dobbiamo modificare le cose. Uno. Due, dobbiamo approfittare di questa occasione per incentivare l'emersione dal lavoro nero, perché dobbiamo immaginare tutte quelle aziende che lavorano in nero e che adesso sono ferme, i lavoratori di quelle aziende di qualsiasi copertura. Quindi
un'incentivazione all'emersione dal lavoro nero. Ottimo. Il virus ci, come dice, induce ad essere tutti più buoni, va bene? E concludo, bravissimo. E concludo con un appello, e cioè che questa emergenza, questi momenti difficili si affronteranno meglio con politiche inclusive e non con strategie ad escludentum, per cui ci sto io e non c'è bisogno che ci siano gli altri. Benissimo, questo l'abbiamo capito chiaro e netto da parte di tutti quanti voi, ed è giusto che sia così e che lo ripetiamo tante volte. Franco Cavallaro. Allora, io penso che intanto in questo momento bisogna avere coraggio. Il coraggio è di incominciare, approfittando di questo periodo, di sburocratizzare l'Italia. Guardate, l'Italia è diventata troppo regole, non troppe regole nel senso negativo, nel senso positivo, ma nel senso negativo. Dobbiamo mettere in condizione la gente che vuole lavorare di poter lavorare. C'è necessità di una grossa riforma del fisco che non si è mai voluta a fare, e per dire un'altra cosa di burocrazia, Angelo sa benissimo che il bonus ai liberi professionisti dei 600 euro poteva essere benissimo gestito in un altro modo. Abbiamo le casse di previdenza di ognuno di loro, ma perché il governo non ha detto alle casse: guarda, paga tu che poi io ti restituisco quello che tu hai speso? Perché le casse non sono nate per fare gli investimenti nei vari fondi, ma sono nate per dare l'assistenza ai lavoratori, e quindi ci troviamo tanti di questi problemi. Io penso che bisogna rivedere la macchina burocratica, bisogna vedere tutti gli enti inutili che in Italia ci sono e che portano solo, diciamo, debiti su debiti a tutti noi italiani. Da questo punto di vista è sotto gli occhi di tutti, anche se non si pagano tutti i consulenti, controconsulenti, controconsulenti, alla fine siamo a 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni da un'eventuale riapertura anche in maniera graduale di tante cose, ma non si sa come regolarsi. Sappiamo benissimo quello che succederà, che si rischia di perdere tantissimi posti di lavoro, perché se un ristorante che prima faceva 100 posti mo deve distanziare e ne fa 30, dove va a recuperare i soldi? Non terrà 10 camerieri, 20 cuochi, ma terrà 4 cuochi e 3 camerieri, perché si deve adeguare a tutta una serie di normative. Ecco, qui dobbiamo stare attenti, perché poi davvero il sindacato cessa la sua funzione di difesa dei diritti del lavoratore. Grazie. Senta, Miele, grazie a lei, segretario. Io volevo chiedere a Miele, però, se lui che ha l'impatto con non lo vedo, se me lo potete mettere in regia così riesco a comunque Margiotta c'ha una telecamera straordinaria, non solo una sedia, avete visto che si riesce a posizionare. Margiotta, ma lei è già pronto per l'università Pegaso? Sembra il più tecnologico di tutti quanti noi qua, è vero? Non mi stuzzichi, altrimenti poi, diciamo, le porterò via qualche minuto ancora. No, va bene così, ma io a Miele, se riuscissi a vederlo, gli vorrei chiedere se c'è questa percezione. Non so, prima di voi qualcuno stava dicendo che in realtà poi non è che possiamo immaginare una cassa integrazione, che peraltro, come ha ben sottolineato Margiotta, è una cassa integrazione già oggi comunque plafonata, ma insomma bisogna far sì che il sistema si rimetta in piedi. Ecco, se ne rendono conto voi che avete a che fare il primo impatto con i lavoratori della dramma di questa situazione, o pensano che poi fra poco comunque si ritornerà a una normalità pre-virus? È muto in questo momento, vedo che c'è scritto mute a Mario Rosario Miele. Se togliamo il mute magari riusciamo a sentirlo, che aveva un audio anche non ottimo prima. Eccolo. No, mi chiedo scusa, ma ad un tratto è scomparso il collegamento, per cui non ero collegato. Nella front line del sindacato e dei lavoratori ci si rende conto che questa cassa integrazione, a parte i suoi limiti di plafond, non sarà una cosa eterna, e che percezione hanno del futuro ai prossimi 3-4 mesi? Ci dia un po' il polso della situazione, Presidente. Ma io penso che ci sia ancora tempo per da parte del governo di mettere in moto determinati meccanismi, come hanno detto altri relatori, per far sì che questa crisi si possa risolvere, quindi nello specifico mettere in atto tutte le risorse necessarie per il proseguo della cassa integrazione.
Io penso che sì, che ci siano. Io sono ottimista da questo punto di vista, sono il presidente di Erbolino. Quindi spero che il governo metta in piedi una strategia adeguata, senza che presenti nessuna sbavatura, per fare in modo che il sistema sia di nuovo rimesso in piedi e abbia un buon cammino. Grazie Presidente. Marcello Pacifico, le volevo chiedere se parlavamo di burocratizzazione, ma non vi è nel Ministero della Pubblica Istruzione un approccio spesso un pochino burocratico anche alla soluzione di questi problemi? Lei non pensa che anche lì, perché parliamo sempre della burocrazia degli altri, però non esiste in quello un vulnus da cercare di risolvere? Cioè, ho come l'impressione che le scuole e le università si organizzino in autonomia anche oltre a legge, cioè contro legge talvolta, per poter risolvere i problemi. Sì, sicuramente c'è troppa burocrazia, quindi bisogna sburocratizzare anche lì. Un esempio per tutti: abbiamo aiutato le scuole per poter comprare di risorse, per poter comprare dei computer, dei tablet, per darli in comodato d'uso agli studenti. A molti studenti non sono arrivati, ma perché? Ma perché in alcune zone, specialmente in quelle rosse, neanche ci si poteva spostare da casa, quindi si è dovuta chiamare la protezione civile, la protezione civile era impegnata in ben altri fronti. Quindi questo è un esempio di come la burocrazia, per esempio, ha inibito il percorso che poteva essere utile. E poi c'è un altro problema: noi anche nella scuola, a giugno avremo 200.000 precari che andiamo a licenziare, poi a settembre il governo ci chiede di andare a riprendere gli apprendimenti che non sono stati fatti per problemi di didattica a distanza o di altro e non didattica a presenza, e noi chiediamo quindi la conferma anche di questi 200.000 precari, come ci saranno delle maestre con diploma magistrale che insegnano ai nostri bambini nell'infanzia e primaria che saranno licenziate. Quindi anche su questo è molto importante capire, confermare anche il personale per capire, dare una continuità. Ma cosa sono queste assunzioni del decreto istruzione che ha citato il ministro Azzolina? Non hanno assunto 5.500 persone, che poi è un numero, diciamo, non rilevante, certamente. No, allora, innanzitutto si parla solo di 1.000 assunzioni di assistenti tecnici per 4.000 istituti comprensivi, cioè ci voleva il coronavirus per capire che nella scuola italiana, in una scuola su due, mancava un assistente tecnico per coadiuvare gli insegnanti nella didattica a distanza, e questi assistenti tecnici sono stati assunti soltanto fino al 30 giugno, e quindi è importante che questo personale amministrativo sia assunto dopo. Poi stanno per essere banditi dei concorsi che erano stati approvati prima, ma che andranno a reclutare in ruolo solo 50.000 su 200.000 precari, quindi 150.000 ci sarà il balletto delle supplenze il prossimo anno, che sarà molto grave, perché c'è da recuperare questi apprendimenti, e soltanto gli insegnanti che hanno appunto insegnato nelle classi, collegi docenti, le scuole sanno quello che si è fatto, quello che non si è potuto fare, anche a fine di giudicare questi studenti, perché prima o poi gli studenti saranno giudicati. Professore Firmanò, mi ha molto colpito una cosa che lei ha detto prima, perché noi siamo abituati a parlare di concorrenza fiscale tra ordinamenti, no? C'è quello che ha le tasse migliori per... ma lei invece... shopping. Però lei invece ce n'ha aggiunto un altro, che è la concorrenza ordinamentale. Cavolo, ma quella questa è una buona intuizione, perché ancora non c'è, ma diventerà micidiale. Siccome poi si è interrotto un po'. Questo è il grande problema. Vada avanti, perché si è interrotto il collegamento. Guardi, questo dottore, è il grande problema. In realtà è un problema che noi viviamo in maniera paradossale. E perciò io ho detto che tutte le questioni o vengono poste sul piano del grande test della cooperazione internazionale, o sono di per sé un fallimento, perché in realtà creare una concorrenza in ordine al rischio di salute, perché poi di questo parliamo, no? Certo. In realtà all'inizio ci ricordiamo l'uscita di Johnson, che fu tanto criticata, dice vabbè, in fin dei conti in passato sono morte milioni di persone, in realtà il danno sull'economia, che a sua volta può produrre fame nel mondo, è più grave, poi si è ammalato personalmente, come capita purtroppo nella vita. E in realtà il tema è proprio questo, cioè noi oggi abbiamo un problema di livello del premio a rischio che incide negativamente, perché cosa accade? Se da un lato spingiamo verso la chiusura e verso la particolare attenzione, abbiamo certamente un ritorno economico di un certo tipo. Dall'altro lato, se facciamo il contrario, quindi in qualsiasi direzione si sbaglia, e in realtà le istituzioni internazionali dovrebbero servire a questo. Istituzioni, ripeto, come il tema di cui stiamo parlando oggi, che riuniscono 187 paesi e che lanciano il grido d'allarme su questo e dicono attenzione, qui o il tema del lavoro viene affrontato sul piano
della cooperazione internazionale o sarà un disastro comunque. E proprio su questo io credo che il tema Italia sia un tema assolutamente rilevante, ma il tema Italia diventa del tutto irrilevante guardandolo in questa prospettiva. E in questa prospettiva, paradossalmente, se ci fossero regole unitarie, almeno per i paesi a capitalismo economico avanzato, che rappresentano, come dicevo, l'81% della forza lavoro, in realtà noi avremo una dinamica nella quale tutto sarebbe più armonioso, anche le dinamiche di sostegno al reddito, di sostegno all'occupazione e di sostegno all'economia. E questi egoismi, che mentre si giustificano talvolta sul piano della competizione ordinaria, qui veramente non si giustificano perché sono paradossali. Oggi uno dei temi di cui si discute, ora al di là se la Cina abbia delle responsabilità o meno, però è un dato oggettivo clamoroso, cioè che la Cina si avvia ad essere l'unico paese a PIL positivo, per l'unica dinamica per la quale ha avuto la fortuna sfortuna di essere il primo a fare il lockdown, ma è possibile una gestione di questo tipo? A parte il fatto che poi ci sono appunto delle questioni ordinamentali che con la Cina c'erano già da prima, quindi insomma si vanno a sommare alle nuove. Io però vedo che eccolo qua professore. Grazie professore Filmanò. Io vorrei far concludere, abbiamo fatto 10-15 minuti in più, però insomma non me ne vorranno i nostri ospiti rispetto ai 45 che abbiamo e anche al pubblico che vedo che sta facendo moltissimi commenti. Danni ingenti in Campania che stava risalendo la china, dice Marco, e ci sono tanti altri commenti molto interessanti, però Iervolino, come sempre, lei il punto finale rispetto a questa conversazione che mi è sembrata molto interessante da parte dei nostri ospiti, molto articolata come sempre. Allora, io sono convinto che da questa discussione siamo tutti convinti della necessità e della qualità dei corpi intermedi. Oggi i nostri ospiti hanno dimostrato nella funzione di rappresentare appunto i lavoratori, quali sindacati, che c'è una visione lucida, attenta, sensibile, con idee proposte a quella che deve e può essere una risposta italiana. Al netto della fiducia o meno del governo, al governo, sicuramente troviamo un appunto corpi intermedi che hanno il coraggio di rispondere con una particolare sensibilità e con una capacità di sintesi di tutte le difficoltà del lavoro, perché qui abbiamo un lavoro che morfologicamente sta cambiando. I robot, le macchine, il digitale evidentemente stanno trasformando il lavoro, se ne perde una porzione, un'altra porzione verrà recuperato, ma verrà recuperato con quali aspetti? Certamente rimarrà in piedi il lavoro specialistico, quello delle verticali, verrà ancora conservato quello empatico, no? Quello del face to face e anche quello manuale. Tutto il resto purtroppo verrà distrutto dalle tecnologie. E cosa fare? L'Italia è ancora il decimo paese dal punto di vista industriale, deve reagire, lo deve fare sollecitando gli industriali, ma sicuramente rispondendo con azioni formative di riconversione del personale e pungolando logicamente il governo con azioni più mirate, più efficaci e più veloci, perché il lavoro non è solo una questione di opportunità, ma è un progetto di vita che va a alimentare la cellula più importante della società, ovvero la famiglia. Sul lavoro si gioca la tenuta del sistema sociale e delle future generazioni. E si può dire tutto sul futuro, tranne che sia una storia già scritta. Quindi scriviamola bene. Bene, grazie. Io saluto tutti quanti i nostri ospiti che non riesco a presentare uno per uno, perché sennò oltre 58 minuti e 52 secondi lo standard delle nostre diventa lunghissimo. Grazie veramente a tutti, Margiotta, Deiana, vedo Cavallaro, vedo Miele, professor Filmanò, mi sono dimenticato, che mi sono Pacifico, che non vedo in questo momento. Insomma, grazie a tutti quanti voi e poi Iervolino, ci vedremo presto per un'altra di queste nostre ormai consuete incontri online, che sono la grande invenzione di Pegaso, ma anche la grande opportunità che ci ha dato per poter ragionare, secondo me, pacatamente di temi che invece riguardano tutti e con semplicità. Grazie a tutti. Grazie Nicola. Ciao a voi. Grazie, ciao.